Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Redmi Smart Band Pro arriva finalmente anche in Italia. Il punto di forza è sicuramente il rapporto qualità-prezzo. Prima di andare avanti con questa recensione, invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto come sempre gli amici di digitabili.blog e i gruppi Telegram malati di smartphone e malati di smartwatch. Facciamo un unboxing veloce, vediamo cosa troviamo all'interno della confezione. Confezione molto differente rispetto alla classica di Xiaomi, della Band 6, quindi colorazione sul grigio, molto più elegante secondo me. Apriamola insieme e vediamo cosa troviamo all'interno. Troviamo la Smart Band, cavo di ricarica USB con pin magnetico e troviamo i classici libretti delle istruzioni. Lo smartwatch è dotato di un display rettangolare AMOLED da 1.47 pollici con risoluzione 194x368 pixel con una densità di 282 ppi e il vetro 2,5D stondato e da un'intensità luminosa fino a 450 nits. È costruito in buona plastica di alta qualità e il cinturino in silicone è molto morbido, stile quello del Mi Band Xiaomi 6. Redmi Smart Band Pro è dotato del processore Apollo 3.5, ha una batteria da 200 mAh in grado di garantire un'autonomia fino a 14 giorni e con il risparmio energetico si arriva fino a 20 giorni. Abbiamo il Bluetooth 5.0, abbiamo un accelerometro a tre assi, abbiamo un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca, abbiamo un sensore della luminosità, abbiamo un sensore per la rilevazione SpO2, quella dell'ossigeno del sangue. Abbiamo una resistenza all'acqua di quasi 50 metri. Dal punto di vista software si ha una grande possibilità di personalizzazione. Abbiamo veramente oltre 50 quadranti e abbiamo 110 modalità sport. Funge anche da contapassi e conta anche la corsa, cosa molto utile se vi dimenticate di mettere la modalità allenamento. La Smart Band Pro di Redmi è in grado anche di controllare la propria playlist musicale, di visualizzare notifiche, di controllare il meteo e di ritrovare anche il vostro smartphone. Controlla il ciclo femminile, controlla lo stress e permette anche esercizi di respirazione. È in grado anche di gestire e analizzare il vostro sonno. Assomiglia molto alla Smart Band di Honor e di Huawei e sinceramente mi piace anche più della classica Mi Band 6 di Xiaomi. Purtroppo non troviamo l'NFC per i pagamenti e neanche il GPS. È possibile gestire questa Smart Band Pro di Redmi grazie all'applicazione Xiaomi Wear, che è ben fatta, molto chiara e abbastanza precisa. Potete trovare questa Redmi Smart Band Pro su Amazon ad un prezzo che oscilla da 39 a 49 euro. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!